Ciao a tutti, volevo dirvi di guardare questo video fino alla fine perché assolutamente merita. E poi vi segnalo il fatto che Daniele Andreani mi ha fatto una lunga intervista molto interessante che trovate nel suo canale. Il link è nel box informazioni in alto a destra e nel primo commento qua sotto in evidenza. Buonasera, ho dimenticato il microfono. Un grave errore. Eh? Mm, eccolo qua. Ma noi amiamo la verità, sempre quindi non cancello niente. Sempre qua. Assolutamente, perfetto. Buonasera, dicevo. Buonasera io volevo chiederti una cosa, Daniele. Cerchiamo di, di... Come si dice? Tagliare la testa al toro? Si usa come espressione? Qualche animalista, non Cerchiamo di... Accordo, allora, vediamo. cerchiamo di non pettinare le bambole, ok? Mm, non pettiniamo le bambole. Eh, cerchiamo di non lisciare il pelo a... al, giaguaro. al giaguaro Ma quella era la macchina, non il pelo. Allora, io ti voglio chiedere, Daniele, ti chiedo guardandomi ehm. negli occhi. Guardandoti negli occhi, scusa. Proprio, proprio nelle palle degli occhi uh, di una risposta sincera tu mi ami? io Enrico ti amo da sempre da sempre? perché da sempre? no dai sinceramente io sono serio mi ami? da sempre intendo da quando ti ho conosciuto ah da sempre non in senso Ma assoluto Sì, da sempre nel senso che dal momento in cui ho avuto la gioia di incontrarti da lì ho pensato di amarti ha iniziato ad amarmi. Ho iniziato a sviluppare un interesse sempre più profondo nei tuoi confronti, nella tua persona e poi questo ovviamente nel tempo è sfociato in un amore. Però è un amore che non, non riesco a categorizzare come del resto io non riesco. E però a Però qui è commesso lui. un errore se ci pensi. Perché tu dici, ti sei relazionata a me dopo avermi conosciuto e poi il rapporto è sfociato in un amore. Ma l'amore... Non è un qualcosa in cui il rapporto sfocia. L'amore è una precondizione. L'amore è, è una precondizione che tu hai dentro giusto. di te. E nel momento in cui ti, mi conosci, la tua essenza pregna di amore, se è pregna d'amore certo. arriva a me. Poi chiaramente non sei mai capace d'amare in senso massimo e totale, perché è sempre un percorso di crescita. Quindi, per quello che è il tuo percorso di crescita, di consapevolezza, di capacità di amare, tu hai una dose d'amore dentro nei confronti di te stesso e quindi un potenziale amore che tu puoi dare agli altri, incontrando un me nella tua vita, hai iniziato a dare il tuo amore nei miei confronti. È ah, qualcosa che quindi già c'era che sì. preesisteva e che in un qualche modo noi ci illudiamo di generare quando l'altro arriva, perché in realtà questo qualcosa c'era già c'era già se c'era se, se, se non c'era se non c'era. Non, non, la persona non ama mai ne, nemmeno se dice ti amo e poi il problema sta secondo me in questo discorso molto interessante che si fa sull'amore nella definizione che se ne dà nel senso che se facciamo coincidere l'amore con l'infatuazione allora avere un brivido sentire le farfalle nello stomaco Provare attimi di intensa gelosia significa amare, cioè il problema sta tutto nella definizione. Se noi ci accordiamo che amore e innamoramento e infatuazione sono la stessa eh, cosa, allora, okay. non c'è nessun problema. Possiamo anche scegliere di chiamare l'amore aga agapico più profondo come innamoramento e in tal caso l'innamoramento sarebbe nobile. Cioè, eh vabbè, allora possiamo anche scegliere di chiamare questo microfono Pompelmo Pompelmo o una carota. Sì, sì. No, carota questa. E poi, e poi accusano me di essere nihilista. Nel senso, questo C è un è... paradosso fondamentale in questo, sì. È perché uno potrebbe dire, vabbè Enrico, però in realtà sei tu che sbagli perché alla fine amore, fin dall'antica Grecia che tu a volte esalti è Sempre stata è stato di varia natura, quindi chiamavano i greci l'amore anche l'eros. L'eros è un tipo di amore, la filia è un tipo di amore. Ma non è una, una risposta questa, perché se al di là delle differenze dei greci, a parte che se io eh, ammiro la saggezza greca, non significa che sposo tutto di quello che era l'antica Grecia, per, Grecia, perché per quanto mi riguarda, il senso critico è da applicare nei confronti di qualunque civiltà. E di qualunque pensatore. Io sono critico anche nei confronti di Leopardi e di Schopenhauer, non è perché, siccome mi piacciono più di altri, allora hanno sempre ragione. Così come la generica antica Grecia. E il fatto è che, mentre si parla d'amore, si esalta anche l'amore come, questo lo fanno quasi tutti, se non tutti quasi, come una delle cose più importanti nella vita. Insomma, in questo mondo ci vorrebbe più amore, lo sì. dicono un po' tutti, no? Sì, è un po'. Ma un se per amore si intende l'eros, non ha senso come affermazione, perché un mondo in cui tutti vivessero l'eros a pieno, facessero sesso tutti i giorni, non sarebbe necessariamente un mondo migliore. Assolutamente. Mentre no. un mondo eh, pregno di amore nel senso agapico, sarebbe ovviamente un mondo migliore. Un mondo in cui tutti sono capaci di amare. È necessariamente per forza un mondo migliore, anche se si fa la fame. Non è bello fare la fame, però magari si, si fa la fame e ci scalda un pochettino il cuore a vicenda, c'è meno aridità interiore. Quindi a quel punto l'unico amore è l'amore agapico. Non sono d'accordo sul fatto che esistino, esistano più forme d'amore. L'amore è solo una ed è quello agapico. Quello che si chiama comunemente eros, legato alla cosiddetta attrazione erotica di coppia, non è amore. È un qualcosa che tu vivi nei confronti dell'altro sesso o dello stesso sesso se sei omosessuale, ma è puramente eh, chimica e biologia in senso strettissimo. Poi è chiaro che tutto è chimica, tutto è chimica, anche la consapevolezza alla fine è frutto della chimica, non è che è frutto di un'onda un energetica proveniente da Marte, però è una chimica che ha a che vedere con un qualcosa di più profondo, di più elaborato, di più, in questo senso, nobile. Ok? Beh, chi rivive un amore agapico, quindi chi è amore agapico, nemmeno chi ha, Esatto. perché non vi è una separatezza. Esatto, è tutto bene questa volta, correggemi Tra il soggetto e quello che ha è il soggetto che è impregnato in quanto egli stesso sì, è composto in, di questo. In questa concezione non avrebbe senso, non ha più senso che una persona si domandi, ma tu mi vuoi bene? Ma tu mi ami? L'unica domanda sensata Perché è... Perché c'è una scissione. Esatto, l'unica domanda sensata è ma tu sei capace d'amare? Che, che è la stessa cosa... Eh, non c'è differenza tra dire sei capace d'amare o sei capace di volere bene. È l'unica identica, Se solo sei capace d'amare, la risposta può essere sì o può essere no. Ma a quel, ma a quel punto questo a te non ti deve neanche interessare, quindi forse tu non devi neanche domandare all'altro se è capace certo. d'amare. Devi preoccuparti tu di essere capace d'amare, perché se tu cerchi di crescere in quella che è la tua capacità d'amare, a quel punto non è neanche il bisogno stretto che gli altri siano capaci d'amare. Assolutamente, ma vedi... Se non ecco, sei dipendente da quelle esigenze. Questa capacità d'amare che noi definiamo in senso agapico, cioè come una capacità che ci libera, che ci umanizza e che soprattutto è rivolta alla totalità, perché chi sa amare ama punto. Non è che fa preferenze, non è che seleziona, non è che esclude. Chi fa questo è in altre logiche, certamente non in quella dell'amore. Comunque, chi è che ama in senso profondo, caro Enrico? A me pare che sia una tipologia di persona che è riuscita a superare le proprie negatività e le proprie sofferenze ed e a raggiungere un livello di armonia tale da riuscire ad accettare anche gli altri perché fondamentalmente sì, anche nella loro incapacità eventuale d'amare cioè una persona che abbia una qualche forma e non è una forma di critica la mia è semplicemente una constatazione una persona che abbia una qualche forma di sofferenza nevrosi, negatività, frustrazione cose e stati d'animo assolutamente umani ma come potrà una persona ad esempio in balia del senso di colpa o in balia della gelosia o in balia dell'invidia o in balia dell'esigenza di attenzioni, del, dell di attenzioni come costanti potrà, come potrà sviluppare un amore agapico basterebbe può. soltanto il fatto che una persona abbia la necessità di un amore finalistico ossia di un amore sempre tra virgolette finalistico ossia io sto con te perché ho bisogno di una persona vicina perché se no ho paura a stare da solo o ho bisogno di te perché almeno hai i soldi e mi mantieni basterebbe questo per far decadere il concetto d'amore okay. perché nel momento in cui tu hai uno scopo questo ce lo insegna benissimo Kant l'amore vero così come anche la bellezza la bellezza è molto simile all'amore. Bellezza e amore sono simili poiché entrambe per essere vere devono essere disinteressate. Se io dico a Enrico che è un bravo ragazzo perché aspetto da lui in cambio dei soldi o mi aspetto dei complimenti o mi aspetto stima o mi aspetto chissà che tipo di favori, il mio giudizio non è sincero. Perché? Perché non è disinteressato, non manca lo scopo, c'è qualcosa che io spero di ottenere. Ecco, io sono convinto di questo. Magari riceverò delle osservazioni, dei pareri discordanti, ma io per ora sono convinto che l'amore agapico, perlomeno in una forma radicale, che è l'amore che può esserci insegnato da qualche persona illuminata, da qualche persona come poteva essere il Buddha storico un, un Gandhi insomma da queste grandi personalità ecco un amore così radicale così sviluppato così intenso secondo me è possibile solo da parte di persone che abbiano superato la paura perché di questo bisogna parlare Enrico la paura sì sì indubbiamente la paura è vero che è naturale ma io distinguerei tra la paura biologica, ossia se adesso dall'oscurità certo. che noi abbiamo alle nostre spalle fuoriuscisse un lupo mannaro o fuoriuscisse un mostro di altri tempi, ovviamente noi avremmo paura. Così come avremmo paura se tra qualche minuto un terremoto di magnitudo 8,5 ci cogliesse impreparati, ma quella sarebbe una paura assolutamente biologica che ci salverebbe la vita perché la paura è stata generata meccanicamente dalla natura, poiché altrimenti la, la specie umana e le altre specie non ci sarebbero state. Cioè, se non avessimo avuto la paura, saremmo già morti, ci cioè saremmo buttati dai... Posticati. Questa però è però la paura biologica. Cioè, questa è la paura biologica. La paura che io contesto, che io, o meglio, che io diagnostico a parer mio, come malattia principale dell'Occidente contemporaneo, è... La paura che nasce dalla scissione. È la paura di chi si sente abbandonato e di chi crede che la vita sia fatta di una totale guerra, di una totale competizione. Ecco, la mancanza di fiducia nei confronti degli altri presuppone una scarsissima fiducia nei confronti di se stessi. Una persona felice, fondamentalmente chi è? Se dovessimo dare una definizione, una persona felice è una persona che coincide con se stessa, io utilizzerei questa definizione, cioè una persona che non è scissa, che sta così, non sta così, non sta così, non sta così, non sta così. È una persona che coincide, che mette tutta se stessa nelle azioni che fa, tutta se stessa con... Coerenza, voglio mangiare, è tutto il mio corpo, il mio essere che mangia. Voglio dirti una parola, voglio abbracciarti, è tutto il mio fisico, è tutta la mia storia. Sono io che integralmente lo faccio. La nevrosi sorge quando io vado a creare uno stacco, una divisione, una parcellizzazione, ossia sorge quando io vado a agire in un modo e a pensare in un altro. Oggi molti esperti di comunicazione e di psicologia ci dicono che quando noi mentiamo si capisce da una cosa, dal corpo, perché a livello razionale e quindi verbale siamo in grado di mentire. Io posso dirti Enrico, tu sei un bravo ragazzo, Sofia, ti voglio tanto bene, Elena. Sei la donna della mia vita, vi voglio bene tutti, posso dire tante cose, ma io mentre parlo, che cosa succede? Il mio corpo contraddice quello che la mia razionalità mi fa dire. Questo perché noi siamo molto legati alla componente biologica, per quanto noi eh, ci mettiamo profumi costosissimi, indossiamo orologi da 15.000 euro, eh, compriamo delle scarpe rigorosamente fatte a mano. Noi siamo come una giraffa, siamo come un bruco, siamo come un delfino, siamo esseri animali che abbiamo la caratteristica razionale, ma sempre animali siamo. Quindi, onde evitare di andare fuori binario, che cosa voglio dire? Voglio dire che fin tanto che esisterà la paura non biologica, perché quella biologica ci sta e ci deve essere e ci salva la vita, ci salva la vita. I bambini dovete guardarli, sorvegliarli perché non hanno ancora sviluppato quel senso pieno di paura biologica. Ma fin quando ci sarà la paura alla vita, alle relazioni, all'alterità, allo scambio, all'incontro, soprattutto con se stessi, la guerra non avrà mai fine. Quando la gente mi chiede, è capitato anche prima, ero in live con te Enrico, un ragazzo ha commentato, ma voi pensate che prima o poi... Scoppierà la terza guerra mondiale? Ovviamente, ma non solo la terza, la quarta, la quinta, la sesta. La storia è storia di guerre e la guerra nasce da che cosa? Dal desiderio di dominio, di, di, dominio, di sopraffazione che nascono a loro volta, e qui il ragionamento si fa sempre più sottile, dalla paura. E tornando a Questo... monte. Per non avere un mondo in balia delle guerre, perché alla fine le guerre non sono nient'altro che una degenerazione che parte comunque da un uomo che non sta bene, no? Se un uomo alla base stesse bene, non si arriverebbe alla degenerazione delle guerre. Certo. Perché alla fine la guerra la fanno gli uomini. E anche se si parla di potenti, quei potenti sono prima di essere potenti degli uomini, che poi diventano potenti, votati da qualcuno, molto spesso, tra l'altro. I più grandi dittatori sono quasi stati tutti votati, diciamo, comunque anche se. Uh, hanno ottenuto il potere mediante colpi di stato erano comunque inneggiati erano comunque Tutto. insomma appoggiati per diverso tempo e allora per concludere eh, l'eros la libido l'istinto porrebbe fine all'esistenza all delle guerre io direi di no poi per carità e viva Lerus potrebbe portare e porta mali, sicuramente dei mali la, come posso dire, la, il reprimersi e quindi avere una, una, una concezione sociofobica del sesso non sociofobica, come si dice sessofobica del sesso, però non è quello l'amore da esaltare quindi neanche da definire amore perché le guerre, il conflitto rimarrebbe comunque presente mentre un amore agapico diffuso sempre più fra esseri umani, okay? una capacità d'amare insieme nelle persone, di conseguenza automaticamente da prima ridurrebbe la presenza e l'esistenza di guerre fino a cancellarle completamente. Poi è chiaro che magari rimane un doppio, nel senso che mai tutti gli uomini saranno capaci d'amare, però dobbiamo essere consci a livello razionale che se lo fossero le guerre non esisterebbero, senza se e senza ma. Poi c'è qualcuno che dice: eh, Ma se tu hai anche capacità ad amare, ma poi ti manca un tozzo di pane perché c'è la povertà, ti scanni comunque per raggiungere. Non è vero. Io sono sicuro, poi magari è una mia così, convinzione fallace: che se un giorno mi trovassi nella condizione di morire di fame, starei sicuramente male, non è bello. Ma se avessi davanti una, un essere umano, non lo scannerei per mangiarmi la sua carne viva. Non sono affatto convinto di chi eh. dice: Non è vero, mostro la mosso della fame cambia, ma, ma non mangerei neanche il mio gatto. Ma stiamo scherzando, perché per me certe cose vanno oltre la mera sopravvivenza. Questo non significa che morire di fame, avere difficoltà pratiche per quanto riguarda l'esistere, siano delle sciocchezze, sono problematiche. Non auguro a nessuno di morire di fame. Va benissimo, ma è costruire una società in cui non si muore di fame. Però... Eh... Noi siamo uomini e ha senso definirsi uomini, se per uomini si vuole intendere un qualcosa di un pochettino più serio, se si esalta anche da parte relativa a questa capacità da Altrimenti siamo bestie, proprio come le altre, anzi un po' peggio, perché le altre bestie in guerra non ci vanno. Per motivazioni soprattutto economiche o di puro, così, pura voglia di... Fare e strafare al di là della semplice sopravvivenza, perché l'uomo non combatte guerre per sopravvivere, combatte certo. guerre per ben altri, quindi è una deviazione eh, che evidente rispetto a quella che è la natura, perché in natura esiste l'egoismo, è un egoismo funzionale a sopravvivere, non è un egoismo funzionale a un potere fine a se stesso, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, ragazzi. Finiamo qui, grazie Daniele per questa preziosa chiacchierata, per grazie questo dialogo. Grazie a te Enrico per l'opportunità. Grazie se siete deve... venuti deve... qui, commentate da sotto, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti, ciao. Ciao. Se avete visto tutto il video vi avete viva l'amore. Ciao. L'amore agapico. Vediamo che hai capito quello che ho detto più okay. Viva l'amore okay. Viva l'amore agapico. Viva qui. Viva agapico, qui.